Il liceo classico Giovanni Colosimo e il liceo scientifico Fortunato Bruno di Corigliano hanno aderito con il proprio progetto Leggo Ergo Sum all'iniziativa Libriamoci, promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione. Una a tre giorni organizzata nel centro d'eccellenza, aperta dalla professoressa Anna Di Vico, che sottolinea l'importanza della lettura per formare le coscienze critiche delle nuove generazioni. La nostra scuola, come sempre, promuove questo tipo di iniziative nella convinzione che la lettura vada stimolata, vada diffusa, vada incentivata nei giovani soprattutto. E abbiamo aderito all'iniziativa con un progetto nostro intitolato Leggo Ergo Sum, Leggo Dunque Sono. Abbiamo voluto sottolineare come la lettura possa e debba essere uno strumento per conoscere se stessi, per costruire la propria identità, una risposta vincente rispetto all'omologazione culturale massiccia. I mass media, l'abuso dei mass media condiziona il nostro modo di essere, condiziona il nostro modo di agire e ci rende schiavi, anche se inconsapevoli, di un sistema che è basato sul profitto e sul consumismo. Quindi i ragazzi vanno assolutamente stimolati a leggere, perché questo li aiuta a essere più critici, a conoscersi e a conoscere le contraddizioni della realtà che li circonda e soprattutto anche le risorse che la realtà mette loro a disposizione per essere cittadini attivi del mondo. Nella prima giornata, spazio alla poesia come forma di espressione più che mai tramontata, privilegiando un autore locale. La poesia, come dire, rappresenta una espressione artistica notevole, per cui anche nell'ambito della lettura e della letteratura occupa uno spazio, come dire, non indifferente. Per quanto riguarda la scelta del poeta, in questo caso di Eugenio Anastasi, si è fatto riferimento al poeta in quanto tale, perché descrive benissimo, come dire, anche il nostro territorio e la cultura locale, proprio perché è capace attraverso la poesia di esprimere sentimenti ed emozioni che possono in questo momento affascinare i ragazzi che sono stati invitati a questa manifestazione. Che si sia cominciata con la poesia abbiamo rispettato in qualche modo i tempi, perché la scrittura fin dalle origini è nata con la poesia. Se noi vogliamo partire da Omero, si sa che Omero scriveva in versi. La poesia è, se vogliamo, se posso utilizzare un linguaggio medico, la poesia è a lento rilascio, cioè una volta che l'hai letta poi continua nel tempo, quando ne hai bisogno, a darti quei consigli o quei passaggi che rendono la vita migliore. Nella seconda giornata la professoressa Nuccia Benvenuto ha interagito con lo scrittore Dante Maffia, la cui scelta è stata così spiegata. Sicuramente ha inciso il fatto che Dante Maffia è uno degli scrittori più quotati non solo a livello nazionale ma anche internazionale, e ultimamente è stata anche proposta la sua candidatura al premio Nobel, ma poi soprattutto perché è uno scrittore della nostra terra che ha saputo interpretare lo spirito della Calabria, soprattutto nell'ultimo romanzo che abbiamo proposto agli alunni del liceo scientifico e classico oggi, intitolato Montesardo. Proprio da questo romanzo emerge la realtà del sud attraverso le vicissitudini di un paese, un piccolo paese appunto dell'Alto Ionio, in cui la voce prevalente è, guarda caso, la combriccola del 3-7 che aleggia e che appunto vigila sui conflitti politici e sociali del paese. Beh, percepito un grande interesse, il che è una cosa rara, perché gli studenti in genere, sai, la lettura diventa noia, quindi mi auguro che abbiano in qualche maniera trovato un piccolo loro mondo, una piccola loro affinità. E questo mi ha dato una sorta di consolazione molto bella, perché effettivamente quando i ragazzi entrano
in questo gioco perverso, come lo chiamo io, della scrittura, e ne sentono lo squillo delle campane, beh, qualche gocciolina di miele, di lievito, riesce poi a fermentare anche dentro di loro. Il libro Montesardo racconta la difficile storia del giovane Tommaso. Cosa ha in comune Tommaso con i giovani di oggi? C'ha le tensioni spirituali e la voglia di capire. Noi non giudichiamo i giovani spesso in maniera giusta, perché facciamo di tutte le erbe un fascio. E invece i giovani hanno dentro di sé anche fattori problematici, situazioni complicate, ma se riescono ad avvertire le verità che ci stanno nei libri, anche nel colloquio, negli incontri, diventano altro da quel che noi pensiamo. Ultima e terza giornata con gli amici del Castello, che rappresentati da Giovanni Torchiaro hanno portato un pezzo della nostra storia d'Italia che è coincisa come data con quella di Libriamoci. Caporetto, caporetto, sottotitolo non a caso, pietà di noi rimasti a randolarci. La sconfitta di Caporetto, che per gli italiani rappresenta il dramma collettivo più grande che si sia mai consumato. Perché sono particolarmente soddisfatto? Perché la sconfitta di Caporetto, che non dura un'ora né un giorno, ma almeno una settimana, dal 24 ottobre 1917 fino alla fine del mese, coincide perfettamente con la settimana di Libriamoci, questa meravigliosa iniziativa che arriva nelle scuole e coinvolge gli studenti ad una lettura a voce alta. Perché leggere è importantissimo. Se poi leggendo si leggono i nostri autori e anche gli autori internazionali e si collega ciò che si legge alla storia patria, alla nostra storia, diciamo che si ottiene un risultato interessantissimo. Nelle conclusioni delle tre giornate, il dirigente Pietro Antonio Maradei, lodando l'importanza del leggere, ha evidenziato quello che ormai è un modus operandi dei licei, l'apertura verso il territorio locale. La Calabria, dobbiamo dire che è stata la regione che ha aderito maggiormente a questa iniziativa. Le scuole calabresi sono molto di più delle scuole di altre realtà. Io penso che sia una cosa importante, perché leggere è sempre una cosa positiva, per questo leggo ergo sum, perché c'è amplia gli orizzonti mentali degli alunni, aiuta a riflettere, aiuta a crescere. E questo fatto di aprire la scuola al territorio e di fare iniziativa anche con il mondo dell'associazionismo del territorio è ormai una caratteristica della nostra scuola, che non si vuole chiudere in se stessa, ma si vuole aprire sempre al contesto più ampio. Gli alunni, come al solito, si sono dimostrati interessati, hanno accettato con entusiasmo anche le proposte. Speriamo, insomma, che questa iniziativa possa influire positivamente sulla loro formazione, sulla formazione integrale della loro personalità.